Sempre in occasione dell'assemblea di Confesercenti Lombardia abbiamo fatto il punto della crisi che colpisce gli operatori del settore con il vicepresidente nazionale Massimo Vivoli. Tra le richieste primarie, un sostegno alle imprese che assumono i giovani. Intervista. Massimo Vivoli, che è il vicepresidente della Confesercenti nazionale, pochi giorni fa avete dato un dato proprio a livello nazionale riguardo alle imprese chiuse proprio nei primi mesi del 2013, si parla di 142.000 circa esercizi in meno. A questo punto come si può andare oltre questa soglia secondo lei? Sì, abbiamo nuovamente fatto un grido di allarme alle istituzioni, in modo specifico al governo, e ci stiamo muovendo con il governo oltre che con le istituzioni regionali. È sicuramente la chiusura di 142.000 imprese rispetto alle poche aperture che ci sono, si dà una previsione di una chiusura di quasi 100.000 imprese nel 2013. Questo vuol dire sicuramente un aumento di quasi 300.000 persone disoccupate, che questo sicuramente è un grido forte di allarme. Cosa intendiamo fare? Innanzitutto si stanno incontrando i gruppi parlamentari e i gruppi parlamentari eletti si sta chiedendo interventi a favore delle piccole e medie imprese nel settore del credito, della semplificazione, per quanto riguarda gli interventi anche della sburocratizzazione e per quanto riguarda la pressione fiscale di dover intervenire, cosa che ci auguravamo che tra l'altro fosse immediatamente attuata, il fatto che l'IMU fosse cancellata anche dai beni strumentali tipo fondi commerciali e turistici, cosa che però purtroppo stamani mattina abbiamo visto che non sono in programma questi interventi, sicché noi insisteremo molto perché il Paese può riprendere se ci sarà una ripresa nelle piccole e medie imprese. Si parla anche di rivedere la riforma del lavoro, in che modo dovreste venire toccati voi? Sì, noi avevamo già detto che la riforma Fornero presentava delle grandi lacune, che in un momento in cui il Paese è in recessione tra l'altro da oltre 5 anni, perché il prodotto interno lordo non sta crescendo negli ultimi 5 anni, anzi presenta dei dati che sono peggiori rispetto agli altri paesi europei, sicuramente di intervenire per favorire le imprese che assumono i giovani, che semplificare l'ingresso nel mondo del lavoro, cercando anche di dare un sostegno a quelle imprese che assumano, sicché praticamente rivedere quello che è la legge Fornero, che poteva andare bene se il paese fosse stato in crescita. Anche nel vostro settore ci sono imprese che avrebbero assunto sinora ma sono state frenate per questi vincoli? Sì, ma in special modo per quanto riguarda anche il settore stagionale o nel settore del turismo oppure anche nel piccolo commercio. Questo sicuramente ci può essere in un momento anche di crisi assunzioni per cercare di formare e avere un sostegno in parte di nuovi lavoratori. Questo però va semplificato, va sostenuto, perché se no effettivamente le imprese oggi che hanno difficoltà già a mantenere, diciamo così, i dipendenti, perché noi non licenziamo, perché per noi non sono dipendenti nelle piccole e medie imprese ma sono collaboratori, però ci stiamo trovando in difficoltà perché il costo del lavoro in Italia è più alto che in Europa.